Alcuni locali sequestrati alla criminalità organizzata saranno messi a disposizione di enti e associazioni civiche per farne strutture di utilità sociale. Un avviso pubblico in scadenza il prossimo 26 luglio prevede la concessione gratuita di una decina di immobili che saranno assegnati attraverso una graduatoria. Le associazioni devono presentare una proposta d'uso che aderisca a una delle finalità previste dall'avviso pubblico. Una commissione giudicherà la qualità delle proposte, ma anche la sostenibilità dei progetti e la capacità di dar vita a esperienze durature. Riteniamo questo un momento molto importante, il coinvolgimento di tante energie, di associazioni che lavorano e dimostrano di guardare a questi beni come qualcosa che ritorna al sociale. Noi, la Polizia Municipale, le forze dell'ordine, la prefettura anche al nostro fianco, quindi avranno da parte nostra sempre un sostegno, e noi contiamo moltissimo sul loro lavoro. Un incontro informativo con le associazioni si è svolto a Palazzo San Giacomo, guidato dalla responsabile dell'iniziativa Clara Degni. L'elenco degli immobili disponibili è pubblicato sul sito del Comune di Napoli. Per farsi un'idea degli spazi, le associazioni possono richiedere via internet le foto dei locali. Rispetto agli anni precedenti, la durata della concessione passa da 2 a 7 anni, per incentivare la possibilità di realizzare progetti più radicati e di più ampio respiro. Ci sono degli appartamenti nel comune di Napoli che erano il segno tangibile di quello schifo e della violenza che è la camorra. Oggi noi possiamo tutti, gruppi, associazioni, singoli, presentare una proposta e riutilizzarli. È importante infatti creare un percorso serio di riutilizzo perché il tanto è troppo mal tolto a questa città dalla criminalità organizzata. Attraverso l'utilizzo sociale del bene confiscato, finalmente può tornare ai cittadini. Bisogna presentare dei progetti sostenibili, progetti che abbiano un impatto sociale e quindi penso a tante esperienze positive nate nella regione Campania, ma in tutta Italia, ad esempio di case che sono diventate centri di accoglienza per le donne, ostelli aperti la notte per l'accoglienza giovanile del disagio. Ecco, avere una buona idea non ha nessun costo. Napoli è un tessuto associativo, soprattutto giovanile. Ecco perché abbiamo promosso questo workshop particolarmente pronto.